Buonasera a tutti youtubers, benvenuti in un nuovo video. Io sono Stefano di Games Paradise e siamo qui sul gameplay di Left 4 Dead 2 in coop con Francesco. Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Bene ragazzi, come vedete siamo tornati sulle scene del nostro canale Games Paradise e lo facciamo con questo gameplay di Left 4 Dead 2. Adesso usciamo subito e iniziamo a guardare la nostra mappa e come sicuramente molti di voi sapranno si tratta della mappa del Luna Park Lugubre. Abbiamo fatto questo, volevamo fare questo gameplay in coop per parlarvi, per dirvi di qualche novità, non novità piccine, ma novità proprio grosse, perché sconvolgeranno il nostro canale proprio da cima a fondo. Il nostro canale, come sapete, conta dei video molto lunghi, perché appunto siamo appassionati proprio dei giochi e vogliamo cercare di offrire un'esperienza ludica più completa possibile ai nostri viewers. Quindi, non solo ci saranno delle novità in positivo, e sicuramente molti di voi ameranno, molti di voi fan che ci sostenete, ci guardate sempre i nostri video, ci sono delle novità che vanno a incrementare la qualità del nostro canale. Una su tutte è la primissima novità di cui vogliamo parlare oggi, perché questo gameplay non sarà un gameplay normale, ma sarà un gameplay appunto per parlare anche delle novità del nostro canale. E appunto, se vedete un pochino di laghiccio è perché purtroppo siamo appunto sui server di merda e quindi ovviamente il laghiccio potrebbe arrivare, però purtroppo, cioè purtroppo, per fortuna, porca troia, ancora non se n'è visto di così tanto lag. Vabbè, quindi io passo però subito a Francesco perché vi inizia a dire la novità che ha, mentre se l'è fatta lui sta novità, perché ha implementato nel suo repertorio personale un pezzo da 90, vero Francesco? Esatto ragazzi, come sapete diciamo da qualche video fa che vi avevo detto che avevo cambiato PC perché quello prima appunto si era spaccato e che quindi potevo fare appunto video su giochi appunto più potenti, il problema di quel PC era che il microfono fa abbastanza cagare e quindi ho deciso di prendere un microfono diciamo a parte esterno che ovviamente non sarà il massimo proprio professionale ultra super, però sicuramente si sente molto meglio di quello prima. Quindi questa è comunque sia una novità che mi fa molto piacere, perché in questo modo appunto i video si possono seguire con molta più tranquillità, visto che prima anche quando mi risentivo proprio dicevo madonna che schifo di voce che c'è qui. Quindi questa diciamo è la prima novità. Attenzione al gioco, maledetto, aiutatemi, maledetto. Cazzarola, ecco. Perfetto, queste sono le cose ovviamente che succedono su Left 4 Dead. E ragazzi, la seconda novità che adesso farò dire anche meglio a Stefano è che abbiamo deciso di fare dei video molto più corti del solito, magari che durano sui 10 minuti, così invece dei soliti video che durano 20-25 minuti, quindi magari spezzettando i gameplay in più parti per far sì che comunque sia si possano seguire con molta più tranquillità i video, perché comunque sia anche noi che oltre a essere youtuber siamo appunto, facciamo molto uso di YouTube per guardare i video, sappiamo che ovviamente quelli che durano di meno si seguono meglio di quelli che magari durano mezz'ora. Ma passo subito di nuovo la parola a Stefano per parlarmi meglio di questa cosa. Sì, esatto, allora Francesco mi ha introdotto il concetto veramente benissimo. Ora qui c'è un jockey che se non l'ammazzo siamo nella merda, ok, l'ho ammazzato. E niente ragazzi, quindi abbiamo ecco notato, cioè non è che abbiamo notato, è che noi, come sapete, sappiamo che ovviamente fare per youtuber, degli youtuber emergenti, fare dei video, qui è preso fuoco tutto, fare dei video corti è molto meglio perché si ha più visibilità e soprattutto le persone tendono a guardare i video più corti dei video più lunghi. Considerando che noi nel nostro canale facciamo video di 25-30 minuti, anche 40-45, proprio siamo dei coglioni, perché diciamo in questo aspetto uno potrebbe fare video più corti e attrarre più pubblico, ma siccome a noi ci frega del canale, cioè noi non siamo quegli youtuber tipo FaVJ che pensano di, che fanno un sacco di iscritti così e fanno video corti appunto, e sono tutti youtuber che seguono questa cosa e sfruttano appunto le tendenze, sfruttano questo fatto dell'utenza media, degli utenti medi che preferiscono guardare i video corti per fare un sacco di iscritti e cose varie. Noi ecco dimostriamo di non aver seguito questa tendenza dal fatto che contiamo più di 208 video, una videoteca vera e propria. Tutti i video molto lunghi, a parte i video news, che ce ne sono alcuni, proprio pochissimi, che sono
più corti, tipo 9-10 minuti, tipo quelli video siamo tornati, video di questo tipo. Quindi abbiamo deciso appunto di fare dei video più corti. E questo video è uno dei video, appunto, il primo vi primissimo video del nostro canale che segnerà proprio una nuova era, un'era in cui ci Un saranno aereo. un aereo in cui ci saranno dei video più corti e cercheremo anche di ovviamente mantenere il solito divertimento che ci contraddistingue. Che cazzo sto dicendo? che ci contraddistingue come appunto il trio che avete sempre amato e sempre amerete, perché noi appunto su YouTube ci saremo sempre, non ce ne andremo mai. Ora sto giochi a me mi fa ridere perché si muove come una merda. Vabbè. È il gobbo di Notre Dame. Esatto, proprio un paragone azzeccato. Allora, a parte questo, ecco, queste erano le due novità principali. Un nuovo microfono per Francesco che sicuramente avete sentito, prima si sentiva di merda, sembrava che stessero cagando in casa sua, invece adesso si sente discretamente bene. Anzi, no, discretamente si sente in maniera ottimale come qualsiasi altro YouTuber supersonico. Bene ragazzi, niente, continuiamo a macellare un po' di zombie, cazzeggiando e cazzeggiando, vi abbiamo detto praticamente tutto. Comunque, continuate a seguirci perché non siamo morti, ecco, questa è la cosa più importante, qui c'è una chitarra elettrica, non Ecco, siamo morti. perché utilizzare il fucile se qui c'è una chitarra? Ovvio, ovvio. Ovvio, esattamente. Ecco, intanto qui mi sa che è quasi finito il livello, appunto, quindi proprio a pennello perché la safe house si trova qua. E qui ci sono altri, ecco, il fucilozzo per me, che amo questi fucilozzi qui bellissimi. E qui c'è la cappa, yeah! C'è pure la K, qui c'è uno zombie sul tetto senza motivo, qui una che non avevo quasi mai visto e fa prendere uno spavento della Madonna, qui c'è un magazzino di merda, fucile dal cecchino inutile. E niente, quindi questo è quello che vi volevamo semplicemente dire. Speriamo che appunto continuate a seguirci e che non ci abbiate dimenticato, ora sono un po' dislessio come Niki che lo dice sempre. Vabbè, qui c'è un tank, ragazzi, sto per morire, quindi morirò e non riusciremo a finire il video. Aspettaci, non andare da solo. Ho capito, ragazzi, sono un tipo solitario. Porca puttana, Eva Maia Lonca! Vedi cosa si fa poi ad andare davanti da soli. Sono caduto. Mannaggia. Io non salgo sulla scala. No, è sceso qua giù. Oh, aiutatemi, per favore. È sceso qua giù, sto stronzo. Vabbè, allora. Maledetto. Oh cazzo, sono morto! Che porca puttana. Oh, vienimi a aiutare subito, se no non possiamo continuare il video. Cazzo, Cazzo, sto sta morendo morendo. anche io. Porca puttana, ragazzi. Questo succede a fare coglioni, vedi? Ma che cazzo. Rochelle mi sta aiutando, perfetto. Oh, Allora, meno male. meno male che ci sono Rochelle e Ma Coach. guarda, Coach non mi aiuta, io sto morendo. Arrivo io. Sei andato, Coach, dove va? Vabbè, io mi sto curando, almeno io potrò continuare questo video mentre il nostro Francesco è morto. No, non è vero, aiutami. Sta arrivando Rochelle, guarda, Coach è venuto da me, non so Oh, perché. guarda, Rochelle aiuta anche quelli di altri giochi mentre Coach si è tolto dai coglioni. Guarda, qui ci sono le pillole, prendile. No, mi sta Vabbè. curando lei, c'ho tutto. Vai, perfetto, allora torniamo su un charger sta Cazzo, picchiando. cazzo, 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 Vabbè, oh, cazzo. no, a posto. Bene, quindi ragazzi, se amate i video corti e soprattutto se vi eravate stancati dai nostri video troppo lunghi, l'era, una nuova era di Games Paradise si abbatterà anche su di voi. Ecco, poi diteci cosa ne pensate, se secondo voi questa è un'idea buona, magari scrivetecelo nei commenti, se comunque sia qualche video lungo, come facciamo nostro solito, vorreste continuare a vederlo, o se volete che questa idea, che comunque sia prenderà, diciamo, inizio dai prossimi video, vi sembra appunto così buona che la volete per tutti i video, ditecelo. Esatto, ditecelo e cazzo bue, ok. E ultima cosa, ultimissima cosa, molti di voi sicuramente si saranno facendo una domanda, ma fate i video più corti, ovvero li spezzettate, oppure farete semplicemente gameplay più corti e non potremo gustarci, magari per gli utenti più affezionati, i soliti 30 minuti, video lunghi di gameplay? Ebbene ragazzi, abbiamo una notizia anche per i fanatici, i nostri maniaci del tempo, che hanno tempo da spendere, come noi facciamo i video, ovvero... Ecco, l'ho preso io il pacchetto di munizioni esplosive. Ovvero, la possibilità anche a quegli utenti che amano i video lunghi di comunque poter godere di tutti i minuti necessari a capire un gioco e a vedere i nostri gameplay divertenti. Ovviamente si parla anche di gameplay di tutti e tre, di tutti noi tre.
di io, di Francesco e di Niki. Sì, di io, no, di me, di io. Dio. E di io. E poi, quindi per questo, scusatemi, sto un po' appinando. Io voglio fare lo scivolo, io voglio fare lo scivolo, e questa è la cosa importante. Vabbè. Andiamo su a fare lo scivolo, cazzo. Francesco parla un po' te prima che io non riesco più a parlare, vabbè, ora mi sono un po' ripreso, scusate, non riuscivo proprio più a parlare, non riuscivo più a muovere la lingua in modo corretto, vabbè. E a parte Ragazzi, questo, vabbè, ultima cazzata, poi chiuderemo qui il video. Bene ragazzi, quindi fermati Francesco. Quindi prendete munizioni esplosive, perfetto. eccomi, eccomi. L'ho già preso. Ok, ho ammazzato Francesco. No, forse. E ultima cosa, quindi spezzeremo i video, i gameplay. Non tenderemo a farli corti, ma tenderemo a spezzettarli in diverse parti. Così appunto sarà sicuro, ecco gli zombie laggiù, Spitter. Comunque così sicuramente sarà, ecco, una buona esperienza sia per coloro che piacciono i video molto corti, sia per quelli che amano i video lunghi. Con queste ultime considerazioni io penso che abbiamo detto praticamente tutto. Quindi continuate a seguirci, ci saranno video corti per gli amanti dei video corti e video lunghi per i maniaci dei video lunghi. E con questo, da Stefano e Francesco di Games Paradise era veramente tutto. Io tiro una bomba nel culo di Francesco e No! ciao a tutti. Ciao! Becca da bomba!